Bentornati in Flight Simulator, ci stiamo avvicinando alla discesa, saliamo a bordo e cominciamo a scendere sulla pianura padana. Allora, al momento non mi sembra che ci abbiano ancora dato alcuna autorizzazione alla discesa, quindi direi che cominciamo a chiedere un 10.000 in meno. Perché cominciamo a essere assolutamente vicini. Sperando che mi diano un minimo di possibilità di rispondere. Fino ad ora era stato tutto abbastanza tranquillo. Ok, acknowledge. E in realtà cominciamo a dire che vogliamo andare ancora più in basso. Perché comunque qui il punto è già 6.000 piedi qua. Vediamo se possiamo accelerare la velocità di discesa al massimo. Perché abbiamo sempre avuto in passato il problema di essere arrivati un po' troppo alti. Allora, vediamo se dobbiamo dire qualcosa al cabin crew, tipo che atterriamo tra meno di 20 minuti. In realtà non c'è la possibilità. How are things in the back? There's nothing much to report. Everything seems to be going okay. Okay, no problem. I'll let you get back to the passengers. Thank you. Continuiamo a stringere qua. Davanti a noi dovrebbe esserci Milano. Ok, ci è andato un avvicinamento. Noi seguiamo comunque questo.
6.000 piedi. Cominciamo a... accelerare la discesa. Ed acknowledge. Descend and maintain 6,000 feet. Keep speed not above 210 knots. Expect ILS Victor runway 28 approach via Tixum transition. Clear to Tixum Airbus Romeo Oscar Alpha. Allora, stiamo andando anche a 230, io apro gli spoiler a questo punto. E vediamo di provare a perdere sia velocità che altitudine. Siamo oramai abbastanza vicini. Ci sto a provare. Ok, a questo punto stiamo cominciando a scendere un po' più come sassi. Vediamo se riusciamo a perdere questi sostanzialmente 20.000 piedi da qui al prossimo punto, altrimenti faremo il classico circuito d'attesa. 6-0, dovrebbe essere ancora 6-0 al prossimo punto, ci stiamo avvicinando abbastanza veloci, spoiler tutti aperti. Vediamo se possiamo dire che siamo in atterraggio tra un 20 minuti neanche. Okay. Okay, no problem. I'll let you get back to the passengers. Thanks very much. Facciamo un'olta qua. Perfetto. In modo da poter effettivamente scendere fino alla quota desiderata e velocità soprattutto desiderata. Qui siamo già assolutamente in velocità da flap. Faccio la prima attacca di flap. Niente, seconda attacca di flap. Ok,
Sto restando un po' salendo in questa virata, sembrerebbe esserci un po' di foschia, un po' di nebbia in atterraggio. Ma ancora molto alti. Master warning, speed brake still out. Ok, mi sta probabilmente dicendo che c'ho lo speed brake fuori da ore. Vorrei scendere molto più veloce di così, se possibile. Grazie. Probabilmente con i flap fuori non posso scendere di più. Ritiro i flap fino alla quota desiderata. Proviamo a chiudere gli speed brake, vediamo se migliora un po' la situazione. No, invece sembra che faccia ancora più fatica. Se pigio expedite, forse, ecco, con expedite sembrerebbe che a questo punto expedite funziona e stiamo effettivamente cominciando a scendere un po' più decisi. Prendiamo anche un po' di velocità, probabilmente un po' troppa. Siamo per i 6.000. Vorrei farlo nel primo giro. Altrimenti... Ma mi sa che dovremmo fare due giri in questo circuito d'attesa. Si metto anche il freno, vediamo se può migliorare un po'. Motori sono sempre idle. Ora la gente urla, non so bene perché, in realtà. Proviamo a togliere. C'è del panico. Speed limit exceeded. A questo punto exit. Sembra che in qualche modo ci siamo. Non questo, non questo, non questo, ma questi. Questo.
Siamo velocissimi per essere a 6.000 piedi. Pazienza. Vediamo se a questo Hi. punto. How are things going? We're ready for landing. The cabin is secured. I'll call you when you need to be seated. Thanks. Cabin crew, please prepare the cabin for arrival. Allora, abbiamo 6.000, 6.000, 6.000 più o meno per tutto il percorso fino a qua in realtà e poi l'atterraggio. Possiamo... dare un'occhiata, qui è 10.22, sperando che sia giusta. Facciamo un po' di spoiler. Ok. Via gli spoiler. Un'attacca di flap più o meno adesso. Mila stabili. Destination data, forse un po' in ritardo. Allora, 3012 di QNH. Temperatura 21. E 2000. Allora, il vento mi dà 2,86.
Ok, e ci siamo. Ok, DSL davanti a noi. Sempre 6000, speed break, steel, eccetera eccetera. Proviamo a toglierlo. Mi sembra che arrivi velocissimo sto aereo. Appena tolgo lo speed break, non ho effettivamente. La mettiamo localizer, non approach. Localizer. Anche se il localizer è tra un po'. Ok, siamo quasi a DSL finalmente. E siamo ad approach. Ecco che ci chiamano. Hello. Hi Captain, all passengers are seated and secured for landing. Thank you. If you let me know when you're ready to land, I'll make sure the rest of the crew are seated and ready. Milan approach Airbus India, Kilo Romeo Oscar Alpha, 6,000 feet. I will. Airbus India, Kilo Romeo Oscar Alpha Milan approach QNH 0.12, continue to take some as planned. Ah, vediamo un momento. Sono tutti impanicati purtroppo per le manovre che abbiamo fatto. Airbus Romeo Oscar Alpha descend and maintain 4000 feet, keep speed not above 200 knots. Descend and maintain 4000 feet, keep speed not above 200 knots, Airbus Romeo Oscar Alpha. Ok, metto direttamente 0, tanto mi tiene le minime. In realtà le minime sono leggermente diverse su questa fase. Io direi cabin crew. Prefer for landing. Seats for landing, please. Abbiamo il localizer già attivo, dovrebbe agganciare il localizer sul prossimo nodo. Flap, cominciamo ad aprirli. 3004, scendiamo. Scende sempre molto troppo lentamente. Up to full. Stiamo andando verso il localizer, dovremmo imbroccarlo a breve. Motore al minimo, ground spoiler armed, seat belt aperti, freni al minimo.
Dovremmo esserci. Vediamo se ha caricato lo scenario. Sta ancora avendo qualche problemino a caricare lo scenario di Bergamo. Tutta quest'area. Questa dovrebbe essere l'autostrada. Ok. Facciamo approach. Cut single. Landing system acceso. Abbiamo qui la nostra frequenza. E ora dovremmo vedere correttamente l'allineamento. Siamo leggermente sotto. Acknowledge. E ora dobbiamo sostanzialmente ricordarci solo di aprire i carrelli. Davanti a noi dovremo avere tra poco l'aeroporto di Bergamo. Cut 2. Cut 3, scusate, dual. Ground spoiler armed. Landing light, landing light acceso, 2500. Bergamo è là in fondo. Stiamo allineandoci sul localizer. Siamo un po' sotto al percorso in realtà. Ok, adesso ho sistemato il ILS Victor Runway 28 approach Airbus Romeo Oscar Alpha. Ho sistemato il l'altimetro, direi che abbiamo il glide slope a questo punto. Come indicato qua. Brake low, cut 3 dual, autopilota 1 più 2. Avviciniamoci, ricordiamoci di aprire i carrelli, per il resto non dovremmo avere problemi in questo atterraggio. Città di Bergamo davanti a noi dovrebbe essere questa. Abbiamo avuto un clima sereno più o meno su tutto il volo, un po' di foschia qua in atterraggio, ma nulla di estremo. Cabin check, facciamo anche un check qua. Probabilmente ci vuole prima. Ok, clear to land. Landing gear. Cabin check. E abbiamo completato la checklist. Stacchiamo sul minimo, metto i piedi sui pedali. Continuo. Questo era il tasto del carrello, questo è il tasto dell'autopilota. Un po' basse.
30. 20. Retard. Direi un buon atterraggio, poi vediamo cosa ci dirà il la nostra assistente di volo. Se non stacco gli inversori non è detto che mi possa muovere. Ok, eccoci qua. Magari non girare così tanto, anche se ti ho dato il comando per Oreo Ground, taxi to gate. Oreo Ground, Airbus India, Kilo Romeo Oscar Alpha, request taxi to the gate. Airbus India, Kilo Romeo Oscar Alpha, taxi to gate 209er via taxiway Tango. Taxiing to gate 209er using taxiway Tango Airbus Romeo Oscar Alpha. Dove devo andare? Ottima domanda. Non vedo in realtà nessuna gate aperta. Ok, è lì. Terraggio buono, rullaggio pessimo. Dovevamo solo andare qua. Spegniamo un po' di luci. Spero che qui sia tutto acceso. Perfetto. Speriamo, spegniamo qua. E spegniamo anche questo. Ok, possiamo andare a parcheggiare a questo punto. Bloccano i freni ogni tanto. Ok. Parking brake. Spegniamo i motori. Beacon off. Ground to copy. Go ahead. Hi, Captain. Microphone check, please. Microphone check is 5 out of 5. Roger. Okay, Captain. Ground power is available. Stand by. We'll start getting you offloaded in a couple of minutes. Roger. Turn the music off, please. Music off, please. No problem, just a sec. Thanks.
Ground crew. Ground. Hi, Captain. Go ahead. Disregard. Sorry. Roger. Captain. Sorry, my mind's gone blank. I'll call you back. No problem. Ok. Nulla sul PA system. In realtà io pensavo che qui adesso ci dovrebbe essere un crew disarm door. Facciamo finta di no. Stacchiamo tutto. Allora, io qui ho spento i motori, sì. Ho collegato il ground power, sì. E dovrei essere pronto. Hi, Captain. How are things going? We're just waiting for you to let us know that you're ready for deboarding to start. I'll just be a minute or two. No problem. Mettiamo il ground crew. Cockpit to ground. Go ahead. Hi, how is it looking for the unloading? There's probably about 15 minutes remaining. Ok, cosa devo fare per l'offloading? Allora, qui ho spento questo. Devo spegnere probabilmente questo per l'offloading. Navlog, Roger. Hi, Captain. Sorry, can I call you back? No problem. Allora, non riesco a capire cosa devo spegnere ancora per il deboarding, perché ho spento queste, ho spento questo, ho spento questo, ho spento questo, ho spento questo. Forse c'è da richiedere le scalette, ma non penso. Spero non sia un problema della porta carico, porta anteriore. Tra un power unit. Veicolo bagagli. Ponte d'imbarco. Vabbè, se non mi lascia sbarcare. Hi. Would you mind waving your magic wand and getting the passengers offloaded straight away? No problem. Ok, abbiamo sbarcato i passeggeri. Sembrerebbe. Cockpit to ground. Captain. Go ahead. Can I call you back? No problem. Hi, how is it looking for the unloading? There's probably about 10 minutes remaining. Ok, 10 minuti per lo scaricamento. Vabbè, mi sarebbe piaciuto sentire la valutazione del volo e dell'atterraggio, ma sembra che Bergamo, questo aeroporto, abbia qualche problema a interfacciarsi, per dire. Non funzionano i tug e quindi probabilmente non funziona neanche tutto il resto del sistema di atterraggio. A occhio.
E quindi diciamo che per il momento ci fermiamo qua. Vi ringrazio per aver visto questo, per essere stati con noi su questo volo, e alla prossima.